Ciao a tutti ragazzi, sono GT2 e benvenuti in questo nuovo video dove, come avete detto al titolo, vi farò vedere questo nuovissimo glitch da fare in solo. Come vedete è tornato il glitch del cannone orbitale, quindi partendo subito dai requisiti, sessione pubblica o privata, io vi consiglio pubblica, respawn in base operativa. Comunque ragazzi, colgo l'occasione per ringraziare gli amici dei The Glitcher Crew che mi hanno passato la clip perché non ho fatto in tempo a registrarlo questo glitch, purtroppo. Quindi vi servirà l'alloggio ovviamente nella base operativa e il cannone orbitale. Quindi andrete a spendere circa 1.500.000-2 milioni, però con questo glitch vi farete 750.000 dollari ogni tipo 3-4 minuti, una roba del genere. Quindi è veramente un ottimo glitch. Come vedete, rientro base operativa e dopodiché ragazzi, come vedete, siamo in sessione pubblica. Non importa se siete in automatico o in manuale, io vi consiglio però di essere in automatica. Guardate bene i soldi che abbiamo. Che avete visto che appunto non verranno scalati, però verranno aggiunti i soldi. Allora, ragazzi, per cominciare andate davanti al cannone orbitale, andate su stile e vi cambiate di abito, così da forzare il salvataggio. Infatti, se notate, dopo che vi siete cambiati di abito, in basso a destra ci sarà un caricamento giallo. Quindi, ragazzi, una volta che vi è fatto il caricamento giallo, che ha finito il caricamento giallo, voi premete freccia destra sul cannone orbitale e appunto dovrete acquistare. Appunto insomma, il proiettile, possiamo dire il puntamento o automatico o manuale. Manuale se siete in privata, automatico se siete in pubblica. Quindi una volta che vi ha scalato i soldi dovrete semplicemente sospendere l'applicazione di GTA. Quindi basta semplicemente attivare Spotify e vi uscirà il messaggio sospendere, voi premete ok, oppure ragazzi qualsiasi altra cosa. Una volta che l'avete sospesa ritornate sul gioco. Accettate il messaggio, andate su, dopodiché su impostazioni di internet, verifica connessione, vi farà la verifica della connessione. E adesso, ragazzi, quando ritornerete su GTA Online, vi farà uscita dalla sessione. Adesso, ragazzi, sarete nella storia e adesso dovrete tornare online. Quindi fate opzioni online, gioca GTA Online, sessione sola di invidia oppure pubblica, come volete voi. Quando spawnerete nell'online, ragazzi, avrete appunto i soldi in più perché non ve li avrà scalati. Come vedete qui ci sono effettivamente i soldi in più. Comunque ragazzi, so che questo glitch magari l'ho spiegato un po' in modo veloce, però è veramente una cavolata pazzesca. Se avete qualsiasi dubbio vi ricordo di entrare nel gruppo Telegram e nel canale Telegram, link nella descrizione per i migliori glitch su GTA 5. E vi ricordo inoltre di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video glitch e le prossime gare stunt. Date consigli per il canale. Detto questo, ragazzi, per continuare dovrete semplicemente ricambiarvi di abito, riandare al cannone orbitale e rifare tutto quanto da capo. Ovviamente, se avete problemi, vi ripeto, scrivetelo nei commenti perché rispondo a tutti quanti. Qui, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se siete nuovi, ovviamente iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.